Vincenzo Money in the Bank abbia partecipato al torneo in Toscana settimana scorsa e qua quindi vittoria su vittoria. Sì, non c'ha, anzi sappiamo anche davvero le win, ma poco importa. Lucina, Kazuya, diciamo, immagino. Yes, a Small Battlefield. Vediamo come riuscirà Bosco a gestire un personaggio con hitbox invincibili e movimenti invincibili che ti corre addosso. Sì, questo è veramente un problema per la maggior parte del cast, però non saprei se Lucina potrebbe usufruire comunque del suo range per impedirgli tantissima roba. Call out sul salto immediato, Dragon Punch, Zezea, famosissimo. E Gunna Stock. Sì, non vuole partire già senza mezzo misura, già pronto a quando un altro. Quando Attack Chase qua, comando stage, se Bosco va deep, ci prova però. Anche qua. Sì. Si aspettava troppo che arrivasse subito quello recupero di Up Special, ma troppo di da fare. Ma con laser qua per stallare. Sì, Nicola, un maestro nello stallare la recovery, che sia col down B, che sia con ritardando la B, che sia col sì, laser, un sacco di cose. Era pure, aveva pure lo shield un po' in alto, però non ha invocato purtroppo, no. È stato troppo in là per lo shield. E come Kazuya nel comparto recovery ha dei mix up spettacolari. Però wow, questo sì, ottimo 6B, leggermente con Kazuya verso off, quindi ha connesso e ha buone killate. Oh, qui vuole continuare. Ah, ottimo down B qua. Ma il fatto che proprio con Kazuya gli piace un sacco avere invincibilità e superare. Oh, ecco la Gates of Hell. Li hai anche sbagliato in questo caso. Sì, Lucina vola legit come Kazuya con questa B. Mamma mia. Aiuto. Chat molto molto veloce per ora. Siamo a 1 minuto e 40 in e siamo già a Lucina Stock per Bosco e a un 60 per Nicola. Sì, ormai probabilmente un altro lag in Godfist ce l'abbiamo qua. Bisogna cambiare score appena mi vita Electric, ma Bosco non vuole questo assolutamente. È ottimo Bear, la Rage Drive è online. Però wow, questo era molto particolare. Bellissimo. Provato a prendere un capitolo dal book di GX con quegli up smash. Ok, interessante come abbia gridato. Qua ho scudo, ho tipo inevitabile. Non ha avuto certo. Ottima tech, la Rage Drive se ne va, ci saluta. E wow, per pochissimo non è quel bene non è intatto, ma Dragon Punch è un po' lago. Ok, Electric. Ah, prova l'up special. Purtroppo qua si è mosso troppo in là. Yeah. Infatti non è. Oh, però non è. Bosco ha fatto della DI in off, comunque mix ha fatto la sua DI e Nicola. Provato a coprire away. Scappare, fare il salto nero non è stata una buona azione. La superavano, se l'è presa, se l'è mangiata. Mi ha sorpreso che, cioè, ha armorato il secondo hit, no? Perché il primo l'ha preso, c'è anche il primo armorato, ma l'Upsmash così comincia comunque abbastanza in alto e ha preso una Lucina in short uprising, cioè proprio due stock, sì, che ha preso in modo abbastanza non dico cheesy, ma sì, nel senso ha sfruttato al meglio il proprio personaggio, le sue meccaniche, le sue passive. Considerando poi che anche Bosco ha provato a mettersi troppo dentro con Kazuya e giustamente Nicola ha preso considerazione di queste note. Infatti penso che la maggior parte della situazione sia stato proprio Bosco che si butta addosso. Sì. E probabilmente inizieremo allo stesso modo. Infatti prova a prendere l'Active Godfist. Qua ci vuole molto più pazienza e sicuramente almeno prendere un pochino più le distanze. Giustamente sì. Kazuya fa veramente fatica un po' ad approcciare in un modo o nell'altro. Sì. Però, come dire, se riesce a trovare un modo per girare attorno al gameplay o al playstyle, comunque del proprio avversario, riesce a fare il famiglia. Assolutamente. E come ho visto poco fa, Bosco si è approcciato, ma Nicola ha parriato e Lucina è uno dei personaggi che soffre di più da Parry, visto che però soffre l'ultimess per il fatto che quando Italia Real ci mette un bel po' a scendere. Poi e sì. Però ottimo qui il Becker in Edgeguard. È stata una buona azione lì, decide di non grabbare l'edge per poi fare Becker. Qua via in, ottimo però. Ok, qua un bellissimo juggling, bravissimo, ottimo. Qua ottimo. Devo cercare di continuare, sinceramente non mi sento ancora molto sicuro con Kazuya solamente a 67 e con Lucina a 68. Intanto
Kazuya non ha problemi a trovare la stock. Vabbè, a fare danni non, sicuramente non è per dire. Non fare danni. Cioè, che ha... Ok, non è ancora abbastanza, però penso. No, aveva salto usato probabilmente. Comunque no, era troppo lontano, l'airdodge non sarebbe riuscito neanche a tornare, però... Quindi Bosco si trova in una situazione molto molto buona in questo momento, anche un piccolo scudino, vediamo se arriva uno speed breaker. Potremmo dire che sarebbe in... No, sì. Non si sa mai con Kazuya, esatto. Davvero. Ah, ma personaggi come Kazuya o anche molti altri riescono a prendere l'occasione veramente in così forma. Oh no! Ma questo potrebbe essere anche un Tristock, probabilmente. Vediamo com'è. Avrebbe voluto probabilmente che la B itasse e lo mandasse off stage. Invece non è off stage Kazuya, anzi, lo è Bosco, il suo stock se ne va con questa Rage Drive, ma... Qua ho provato. Sta ancora la Rage, però... In salta sopra non deve troppo stare sugli allori, diciamo, perché ok, la Rage Drive non c'è più in questo terzo stock, quindi la Kimura 70 non c'è, ma almeno ce ne sono altre. Sì, ok, prova Dexter. Ecco, per esempio Dezzo Bell, Lucina non ha grandi problemi, la B che è stato combattuto, il Dare è yes, Bosco B stock porta a casa game 2 e dice che sì, forse ha capito qualcosa. Sicuramente in questo caso è riuscito a punire molto meglio il ritorno di Kazuya. Mm-hmm. È riuscito anche sicuramente a stare un pochino meglio durante il neutral game, ma sta ancora un pochino, sicuramente ci vuole un pochino più di ingranale per prendere forse un pochino più solidi di questi stock. Ok vediamo, vanno a Holobastion, i PG sono quelli. Holobastion non è neanche un pessimo stage per Lucina, però. O forse no, questo non lo so. questo è un guessing. Alla fine... Sicuramente le Blazon sì, è davvero grande lo stage. Cioè, le Blazon sono le stesse, ma lo stage è più più complesso. Non so bene come definirlo. Comunque sta di fatto che sembra molto più largo di quello che è, diciamo. Ah, ok. Io alla fine ogni volta che vedo Holobastion mi sembra sempre una versione di Smashville. Sì, comunque lo è. La piatta è un pochino più bassa, tanto che per esempio Mac prende con Up Smash mentre su no. Anche Fox per esempio. Però le differenze su quella fin fine. Smashville anche il Blast prenderà la più vicina, a differenza di Holo. Però. Vedremo come darà vantaggio questo a Nicola. Visto che comunque la carta è la sua, quindi per motivo sarà scelta. Ottima qui, può punire esattamente Dragon Punch con quel drop e poi a... Lì ha provato di vulnerabilità. Eccoci qua. Morto. Bounce Dash e poi Maze Drive. Stop. Automatica. Se c'è una cosa che ho imparato, se hai la Rage Drive, sei 80 e vieni colpato da un special, è finito. C'è molto da fare. Interessante questo. La combo esiste, però non ha... Avrebbe probabilmente provato a portarlo giù con sé, quindi avere una stock Bosco. Vabbè, considerando che in ogni caso non sarebbe riuscito a tirarne fuori molto di più. Bravissimo qua, comunque lasciarlo scudo, buttarsi fuori stage, perché sennò era veramente finito. Ma niente. Ok, ottimo. Bosco percentuali molto molto alte, per caso di killer non è un problema, però... Però posso dire che... Entrare lo è, un po' di più. Quindi... Comunque, come direbbero certe persone, è tutta range, no? No, assolutamente. Potrebbe essere il caso... Eccolo qua, yes! Ho tutto il tempo del mondo, senza rage, caso di con l'electric, non va da nessuna parte dell'avversario, quindi hai 2 secondi di tempo per vedere... Fare, esempio qua. Questo è stato bello perché letteralmente... Che stylish! Questo Dragon Punch B. E Bosco va troppo in giù e Nicola per qualche motivo decide di voler recuperare, di salvarlo, ma swagga un bel po'. No! Electric, command grab, true combo e se lo porta giù, come voleva fare prima, no? Che prima però ha hitato con l'hit, col sour, che appunto è un hitbox, ma ha spinto giù. 2-1, sì. Infatti Nicola guarda col sorriso sotto i baffi. Ma è contento, era quello che voleva fare. Insomma, sembra quasi che si stia giocando, ma giustamente stia giocando contro il suo avversario. Anche se adesso la scelta di... No, assolutamente, io sono... Io ormai sono a braccio con... Quel freddino... Garia c'è, quindi... Vediamo Bosco come vuole rispondere.
se riuscirà a rispondere come ha fatto comunque al game 2, che era un misto assolutamente. Cioè, deve tenere soltanto più le solite cose, come si dice, no? Cioè, dollare di meno, mix up di più. Ah, come diceva Blu, come diceva Blu. Vai tante. Ma a prescindere di ciò, posso dire che comunque non mi sembra una cosa infattibile, però sembra che Nicola sappia qualcosa che noi non sappiamo. Esatto. Però di fatto Smash, sì, Small Battlefield, e c'è lo stage in cui Bosco aveva vinto. Sì. Giustamente non c'è neanche l'SDR in questo rule set, quindi molto molto buono. Oh, qui lo shield break sullo scudino. Quanto è il danno? Ok. Può solo salire, mamma mia. 51 di punish, che okay. Oh, la first stack lì. First stack per provare a fare il standing punch. Purtroppo non ce l'ha fatta. No, però non voleva proprio mollarselo di dosso qua. Nicola è partito in fuoco. Ottimo stall qua. Sì. E poi hitbox da un B aereo, sì. Però si trova la legge in questo momento, non è il massimo. Esatto. Dosso continua a pushare per cercare di spingere in caso del più. Non ci riesce, oh! Nicola va troppo bravo con quello stall con neutral B che lo tiene leggermente più in alto, proprio. Non è mai rich con la payload. Sì, esatto. Andiamo qua. Uff, provato il Nair 1 F, sicuramente voleva. Qua. Non crede nel down smash, però legge il scudo. E ancora fa il bear. E nonostante abbiamo avuto uno shield break e una punish comunque ottima da parte di NFL, la prima stock va a Bosco. È partito di fuoco, ma è riuscito a tenere giusto il calore, ma non l'ho lasciato. Ha abbiato shield, la stock. Si stava allenando più lei. Era piatta. Stava tenendo caldo le oi oi oi. Qui tanca un botto, un 21 di down smash e tanca il 6D. La sensazione che. Eccoci qua. Sì, avevo la fa. Qui. Ok, no, sì. Voleva fare il sweet spot. È più forte l'air smash di sweet spot, è più forte di quello di Gano. Sì. Pensavo volesse tipo spacearlo bene, ma bastava una rollback essendo la piatta ferma. Quindi sì. Brutto per Bosco, ma perde la stock al 30%, non vuole mai nessuno. Oh no, ok, è riuscito a cadere proprio giù nella piattaforma per evitare la combo. NFL sa benissimo. Ancora questo up smash. Electric. Electric e Gezzo Bell, questo input è difficilissimo. Sono flabbergasted, come dicono i giovani di oggi. Assurdo. È fuori di testa quell'input lì. Perché devi fare Dragon Punch e poi l'input di. La Gates of Hell non è propriamente Dragon Punch, è un pochino diverso, quindi abbastanza preciso, specie per Nicole che comunque usa un Nicky controller, non usa una box o qualcosa del genere, quindi. Mamma mia, lì Colosone, però si torna. Vediamo se ora. Peccato, Bosco vuole farlo ora, vuole counterare presto, tutto. Però sì, non si fa intemorire da questo. Play, ottimo. Sta letteralmente via. Deve morire. Oh mio Dio, lo scudo. Ecco qua. Sì, eccoci qua. Purtroppo, vediamo qua. Yes. Qua non c'è neanche bisogno di spazzare niente. Tre shield break in un game. Ah, è vero, mamma mia. Davvero incredibile. NFL si porta a casa questa Winner Final. Si garantisce un posto nella grafica.